Buonasera da Leandro Maggi, in questa rarissima immagine, il lavoro di tanti uomini che hanno permesso al territorio del Delta di poter essere bonificato e prosciugato. L'azione dell'uomo nel Delta del Po tra 800 e 900 ha inciso profondamente sull'ambiente. L'ultima bonifica, durata circa 100 anni, è avvenuta a partire dal 1872 con l'introduzione delle pompe idrovore e si concluse nel secondo dopoguerra con l'eliminazione di quasi tutte le zone umide. Tra le due guerre vennero anche bonificate aree salmastre, specialmente nella zona ferrarese, e migliorate le condizioni idrauliche di quasi tutto il territorio. Attualmente il Delta del Po è completamente al di sotto del livello del mare, fatta eccezione per argine e dune fossili. La gestione delle acque è sotto il controllo del consorzio di bonifica Delta Po Adige, che gestisce un importante sistema idraulico di drenaggio con idrovore di 6.000-7.000 kWh di potenza, in grado di sollevare 1 miliardo di metri cubi d'acqua, immettendola nei canali di scolo. È comunque merito della fatica di migliaia di uomini, oltre alla competenza degli ingegneri dell'epoca. A tutte queste persone, grazie e chapeau.